Benvenuti a tutti a un nuovo video di Sistemista Italiano. Oggi vado a rispondere alla richiesta di un visitatore, di un commento che ho ricevuto sul canale YouTube dopo il video di... aspettate perché non mi ricordo. L'ultimo video che ho fatto sul monitoraggio. Ovvero sarebbe PRTG. In pratica mi è stato chiesto di fare un video su Zabbix. Allora, devo dire, io Zabbix non l'avevo mai usato, me lo sono installato, ho fatto delle prove e ho veramente avuto delle difficoltà ad aggiungere un dispositivo con SNMP. Quindi adesso andiamo a vedere con calma tutto da zero, però già vi posso dire che secondo me è piuttosto scomodo quando si aggiungono delle periferiche o dei dispositivi tramite il protocollo SNMP. Dell'agent non ho neanche provato perché sono sicuro che funziona bene, però il problema qual è? Che l'agent, proprio perché è un'applicazione da installare sul dispositivo, non sarà disponibile per tutti i dispositivi, ovvero se io devo monitorare uno switch o un NAS, sicuramente l'agent non lo posso andare a mettere, a meno che non sia basato su Linux, e allora probabilmente avrò l'agent di Linux. Poi bisogna vedere però se è compatibile e che tipo di funzionalità fornisce. Quindi diciamo, secondo me un buon sistema di monitoraggio deve avere di default l'SNMP, perché sono protocolli ormai consolidati e disponibili su tutti i dispositivi, diciamo, ormai utilizzati nelle infrastrutture, quindi a partire dai PC fino ai server, switch, NAS, router e access point, insomma, tutto quello che compone una rete ha il protocollo SNMP. Per cui su un buon sistema di monitoraggio deve supportare l'SNMP in maniera molto, molto semplice. Zabbix non è che non lo supporta, ho visto che lo supporta, però lavora con il discorso dei template delle periferiche, che per un certo aspetto potrebbe essere vantaggioso perché effettivamente ci sono dei template preconfigurati già diciamo, che contengono i servizi da monitorare per quel tipo di dispositivo. Il problema è che se non esiste il template lo devo creare a mano o devo farmi un SNMP walk, andarmi a prendere gli OIDS e crearmi io il template con gli OIDS. Cosa che per esempio con altri sistemi di monitoraggio non è necessario fare perché ad esempio CheckMK aggiungendo una periferica con l'SNMP in automatico viene fatto il discovering di tutti i servizi che questa fornisce tramite l'SNMP. Poi è chiaro, se manca qualcosa la posso aggiungere, però di default già ho un buon set di servizi che nella maggior parte dei casi mi bastano e mi avanzano per quella periferica. Mentre su Zabbix ho dovuto, diciamo, un attimo capire com'era strutturato e poi, pur avendo aggiunto la periferica, questa non veniva assolutamente monitorata, non era stato rilevato nessun servizio e ho dovuto trovare. Nel caso specifico parliamo di una QNAP, ho dovuto trovare un template, installarlo e configurarlo, non solo installarlo. Quindi trovare il template, scaricarlo, importarlo, configurarlo e poi aggiungere la periferica e configurarla. Quindi voglio dire, un'operazione che mi ha preso al di là del fatto che ho dovuto imparare a farlo, ma se l'avessi saputo fare comunque avrei perso quei 5-10 minuti mentre su CheckMK basta inserire l'indirizzo IP e tutto questo viene fatto in automatico. Faremo anche dei video su CheckMK e di Nagios, però oggi volevo fare appunto Zabbix perché mi era stato chiesto. Quindi ho preparato la macchina CentOS, l'andiamo ad avviare. Già dalla premessa, comunque, poi dopo vi farò vedere e vedremo insieme nello specifico che cosa intendo. Allora, l'indirizzo IP di questa macchina 1.53, quindi ci andiamo a collegare in SSH. Password, password. È una macchina 107. Ho già disattivato il Selinux e il firewall. Che ripeto per chi fosse al primo video che mi segue solo da questo video. Non è buona norma disattivare se Linux e Firewall, però
Però lo facciamo in questi video per facilità, in realtà andrebbero configurati e non disattivati. Io per facilità ho trovato una guida di installazione perché sul sito di Zabbix sono disponibili tutti i download, ma l'installazione poi richiede parecchi componenti tipo MySQL. Ecco, una cosa positiva di Zabbix è che si basa su MySQL, quindi poi sarà sicuramente possibile fare delle query e interfacciare magari il sistema con altre applicazioni tramite il MySQL, mentre magari mi sembra che CheckMK non utilizza il default MySQL, comunque non utilizza nessun database, però è sicuramente possibile poi integrarlo. Allora, questa guida comunque ha degli errori, quindi ho dovuto poi mettere mani manualmente, però diciamo che la maggior parte dei comandi possiamo usare quelli indicati qua. Ok, mettiamoci così e andiamo. Quindi installiamo prima l'HTTPD e l'HTTPDevel, che sono l'Apache e la serie di pacchetti di sviluppo di Apache. Troviamo il primo errore, perché su 107 MySQL Server non c'è MariaDB Server, che diciamo è la stessa cosa, ma gli è stato cambiato il nome. Quindi facendo yum install MySQL Server mi pare che non installa niente. Quindi proviamo. E mi sembrava di aver visto questa cosa. Infatti. Quindi è MySQL e MariaDB Server, che poi MySQL, se non sbaglio, viene risolto come MariaDB. Infatti, MariaDB. Questa è una guida che è stata scritta per 106 e 7, quindi forse per quello che, però in realtà andava distinta. Questo è per quello che, per tornare al discorso del copia e incolla, no? Tante volte uno si improvvisa sistemista, va a fare, trova una guida, fa copia e incolla e non gli funziona niente, perché evidentemente, diciamo, la differenza tra il sistemista e lo smanettone è proprio questa. Qui andiamo a installare il PHP, poi conviene sempre andare a vedere quello che facciamo, perché poi non sempre le cose scritte in qualsiasi sito vanno fatte, insomma. Vabbè, qui abbiamo tutti i moduli di PHP, l'XML, il modulo MySQL di PHP, l'mbstring, peer, gd, il devel, quindi i pacchetti di sviluppo, le common, la CLI di PHP, il PHP vero e proprio. Quindi tutto questo. Poi, finché restiamo nei repository CentOS, ci possiamo fidare, diciamo, abbastanza. Ok, poi andiamo a startare sysctl enable httpd, andiamo ad abilitare Apache, andiamo ad abilitare MariaDB, andiamo ad abilitare a startare Apache e andiamo a startare MariaDB. Quindi abbiamo abilitato i servizi e li abbiamo eseguiti, quindi li abbiamo fatti partire. Ora dobbiamo configurare MariaDB, anche se questo non è un passaggio obbligatorio, ma io lo consiglio perché mette in sicurezza tutta l'area di DBMS. Quindi MySQL SQL Installation, andiamo a mettere la password corrente di root che è vuota, quindi invio, andiamo a mettere una password nuova che sarà password, andiamo a ripeterla. Rimuoviamo gli utenti anonimi. Disabilitiamo il login di root da remoto. Questo, attenzione, io lo faccio perché è più sicuro, però per quelli che devono poi collegarsi al database da un'altra macchina non dovrebbero disabilitarlo, o meglio, lo possono disabilitare, ma poi devono andare a configurare con le varie direttive MySQL la possibilità di accedere come root da altre macchine, magari quelle che usate di monitoraggio. In questo caso, essendo un RDBMS di back-end su un sistema di monitoraggio tipo Zabbix,
non è necessario, credo che non sia necessario andare a fare delle query dall'esterno. Rimuoviamo il database di test perché può essere attaccato e ricarichiamo i privilegi. Abbiamo fatto anche, abbiamo messo in sicurezza MySQL, o per meglio dire abbiamo messo in sicurezza di base di MySQL. Andiamo a installare l'ultima versione di Zabbix, anzi no, andiamo ad aggiungere la repository di Zabbix, cosa che a me non è piaciuta tanto, ma alla fine dobbiamo installare solo un pacchetto. Quindi stiamo aggiungendo una repo di Zabbix su 107. E poi chiaramente andiamo a lanciare i comandi per installare tutti i componenti di Zabbix, che lui pescherà ovviamente dalla repo che abbiamo appena messo. Quindi Zabbix server MySQL, componente MySQL di Zabbix, componente web, l'agent e il Java Gateway. Qui ho visto che lui installa anche una versione di Java, la OpenJDK, che potreste già avere nel vostro sistema, quindi vi conviene verificare che non andate a sovrascrivere, eccola qua, una versione di Java che è già installata e che magari vi serve per altre cose. Quindi io tenete presente che queste installazioni le faccio sempre su macchine vergini, quindi non rischio mai conflitti o andare a distruggere altre applicazioni. Quindi conviene sempre stare attenti a quello che facciamo, perché se andiamo a installare Java 8 in una macchina dove c'è magari Java 7, l'applicazione deve girare con Java 7, non dico che andiamo a distruggere l'applicazione, però poi dovremo andare a mettere mani magari a qualche configurazione perché magari, che ne so, la variabile d'ambiente di Java viene sovrascritta con quella nuova. Ho notato che c'è un altro errore in questa guida, adesso lo vediamo insieme. Praticamente viene settato il nome del DB e il nome dell'utente in un file PHP, però in realtà c'è anche da fare la stessa cosa sul file conf di Zabbix, altrimenti Zabbix non si connette al DB. E poi nei log di Zabbix andiamo a vedere che ci saranno degli errori che non riesce a connettersi al DB. Ok, adesso andiamo a cambiare in questo file, che è appunto la configurazione di Zabbix, e dopo lo dovremo anche riaprire per farvi vedere quello che vi dicevo poc'anzi. Dobbiamo andare a settare e a decommentare la time zone. Quindi Europa, Roma, mettiamo, non capisco perché si prende riga, però vabbè, la Roma, la mettiamo Roma. Salvata, dopodiché andiamo a startare systemctl. Ma mi sembra che è già startato. Anzi, restart, infatti. Che se poi andrà rifatto restart. Poi dobbiamo andare a creare il database che userà Zabbix. Quindi MySQL -root -p, vi ripeto, qui ho la password, la metto in chiaro, ve lo sconsiglio di farlo nelle vostre macchine, ma di scrivere -p invio e mettere la password qui perché non viene registrata nella history. Allora, ora siamo entrati come root in MySQL, abbiamo i database di default, che sono MySQL, Information Schema e Performance Schema. Andiamo a creare il database di Zabbix. Io qui adesso cambierò il nome perché lui crea un database che si chiama ZabbixDB. Allora, si può lasciare anche questo, però poi bisognerà andare a cambiarlo anche nelle configurazioni. Se no, mettendo solo Zabbix, la configurazione di default già se lo prende in automatico. Vabbè, allora mettiamo ZabbixDB. Poi dopo andremo a cambiare. Grant all, qui stiamo dando invece i permessi e nello stesso tempo stiamo creando l'utente. Grant all privilege on ZabbixDB to Zabbix localhost, quindi l'utente Zabbix si potrà connettere al DB solo da localhost, con la password passo la lasciamo così. Poi c'è un flush di privilege e possiamo uscire. Dopodiché dobbiamo andare a, qua c'è un altro errore perché intendete questa è la vecchia versione di Zabbix, dobbiamo andare dentro la cartella di configurazione di Zabbix premendo tab, che non è la 3.0.0 ma abbiamo installato la 3.0.9 perché chiaramente ci siamo scaricati la versione più recente. Poi qui
dice di lanciare il comando MySQL per importarsi lo schema del database, eccetera. Poiché nella nuova versione non ci sono più questi file singoli, ma c'è un file unico. Che però è zippato. Allora facciamo gunzip per decomprimere questo file. Ok, quindi l'abbiamo decompresso e avremo decompresso il file create SQL che è appunto contiene le istruzioni per popolare il database. E andiamo a fare il popolamento con l'utente Zabbix nuovo che abbiamo creato prima, meno p, qui la possiamo mettere in chiaro, anche se vi consiglio sempre di non farlo, minore il nome del file da importare nel database. Ah, ci manca il nome del DB, che è ZabbixDB. Cosa sto facendo? Allora, per chi non conosce MySQL, sto col comando MySQL connettendomi all'istanza MySQL con questo utente, con questa password, sto dicendo a MySQL che il database ZabbixDB che ho creato prima, che ora è vuoto, deve essere popolato con quello che è scritto in questo file di istruzioni SQL. E qui probabilmente creerà le tabelle standard che utilizzerà Zabbix. Ok, poi dice di abilitare il servizio. Innanzitutto noi lo abilitiamo all'avvio. Però prima di startarlo vi ricordo che c'era da fare un'altra modifica che qui non è stata trascurata, è andare a riaprire il Zabbix Conf. Perché altrimenti startandolo parte, però poi non si connette al DB. Qua ci sono anche qua altre istruzioni. No, scusate, questo è zabbix.conf di Apache. Non è questo. C'è da andare a prendere. C'è un altro file di configurazione, dovrebbe essere. E questo però questo è temp file. Server.conf. A vedere dove si trova questo. Forse bisogna prima startarlo. Server.conf. Sì, allora facciamo così, startiamo. Poi se noi andiamo a fare un tilef dei log di Zabbix. Vedremo che lui non riesce a connettersi al DB perché appunto gli manca in questo file, eccolo qua, gli mancano le informazioni di connessione al DB. Quindi lo andiamo a editare. No, scusate, non è questo il file. Questo è il file. No, mi sono copiato un file sbagliato. Quindi avviai. Qua abbiamo delle direttive dove gli viene indicato l'istanza DB, eccolo qua, DB name, eccolo qua. Quindi questa è la prima cosa da correggere, che è ZabbixDB, perché come dicevo prima abbiamo creato il database con nome ZabbixDB. Se avessimo creato il database Zabbix questo non avremmo dovuto cambiarlo ovviamente. Questa è la user che devo usare per il DB. E lui tenta di connettersi senza password perché non gli è stata messa qui dentro, quindi va decommentata questa direttiva e va messa la password di default che abbiamo messo noi. A questo punto andiamo a riavviare Zabbix server e andiamo a farci un tilef. Eccolo qua, adesso il server è veramente partito. Ora, se non mi ricordo male,
andando sull'interfaccia grafica che dobbiamo lanciare la prima installazione. Quindi Apache funziona. Slash Zabbix, andiamo sulla installazione, diciamo gli step finali di installazione. Andiamo sul next step. Qua vediamo che è tutto ok. Inizialmente a me aveva dato errore sulla time zone perché non avevo decommentato la riga nel conf di httpd conf di next step. Qui c'è db config configuration db connection. Qui andiamo a mettere la password. È password, il database name è ZabbixDB, l'user è Zabbix. Questo io l'avevo fatto, però poi sono dovuto comunque andare a editare il file. Salviamola. Qui dobbiamo dare Zabbix server details. Questo è, vabbè, opzionale, noi qua lo mettiamo Zabbix server. Questo sarebbe diciamo l'applicazione vera e propria, sarà in ascolto su quella porta e a quell'applicazione si collegheranno poi gli agent che andiamo a installare nelle macchine. Ok, next step, congratulazioni, finito. Entriamo, username admin password Zabbix, che ovviamente questa può essere cambiata. E abbiamo già la nostra dashboard iniziale, quindi adesso abbiamo finito di installare Zabbix ed è già operativo. La cosa da guardare subito è che sia running ed è deve essere su yes. A me era su no proprio perché avevo dimenticato, non era scritto nella guida che avevo trovato che andava cambiato anche la password nel conf di Zabbix. Qui abbiamo la dashboard di monitoring, qua ci sono i system status che per ora non abbiamo aggiunto nessun host e quindi non vedremo niente. E poi potremmo fare delle varie query, delle varie query con dei filtri. Andiamo subito ad aggiungere la periferica che vi dicevo, come vi dicevo prima all'inizio del video, la periferica, in questo caso la QNAP, ovvero il NAS, con l'SNMP. Quindi la prima cosa da fare è verificare che la periferica da aggiungere sia in ascolto sull'SNMP. Nel caso della QNAP, nei servizi di rete, andiamo su SNMP, io l'ho messa in ascolto sulla, vabbè, la porta 161 DP è quella di default, non ci servono i trap, a me ci serve solo l'agent SNMP. Ho messo come community la public, qui sarebbe il caso di cambiarla, quindi mettiamo, perché ripeto, la public è la community utilizzata da tutti, può essere quindi chiunque potrebbe intromettersi usando quella community e monitorare la vostra QNAP. Quindi mettiamo qualsiasi cosa che non sia quella, public com, e applichiamo. Ok. Quindi siamo sicuri che la QNAP è in ascolto sulla porta 161 e non DP. Per essere ancora più sicuri, tornando sulla macchina, andiamo a installare gli SNMP Net Tools, mi pare che si chiamano. SNMP. Allora, yum search SNMP. Net SNMP Utils, quindi yum install net SNMP utils. Questo ci installa il client SNMP e ci abilita il comando SNMP walk. Quindi andiamo a fare SNMP walk meno v, dovrebbe essere meno v, proviamo a fare, allora meno v1 mettiamo, meno c la community, se non sbaglio, minuscolo. Sì, minuscolo, ok, quindi meno c public, mettiamo public.
l'IP della QNAP. In questo caso, come vedete, non mi risponde niente perché ho sbagliato la community, che era public com. Adesso mi risponde. Quindi questo significa che la QNAP sta servendo gli OIS SNMP tramite la porta UDP. Quindi se adesso io vado su Zabbix server e vado ad aggiungere la periferica, quindi devo andare su configuration, hosts, vado a fare un create host, vado a mettere l'host name che nel nostro caso è matrix QNAP. Nome visibile sarà QNAP. Dobbiamo creare un nuovo gruppo, lo chiamiamo NAS. Togliamo l'agent interface perché la nostra QNAP non ha l'agent. Andiamo ad aggiungere invece l'SNMP interface, mettiamo l'IP della QNAP. In teoria dovremo andare a scegliere un template. In questo caso template per la QNAP non ce ne stanno. Come vedete, io inizialmente cosa avevo fatto? Avevo semplicemente aggiunto l'host, avevo fatto add e mi aspettavo che partisse, che si accendesse la spia SNMP. E invece non si è acceso nulla. Allora, innanzitutto andiamo ad abilitare qua il server. Status disabled. Lo volevo abilitare. Vedete, lui mi ha aggiunto la QNAP. Allora, server running, ok, andiamo su host un attimo. Poi vi faccio vedere il resto. Abilitiamo l'host. Ok, abbiamo abilitato Zabbix Server e la QNAP pure è abilitata, se vedete. Però non è acceso nulla, non è acceso l'SNMP, non è acceso niente, perché non la stiamo monitorando né tramite Zabbix Agent, né tramite SNMP, né tramite JMX, né tramite IPMI. Per esempio, IPMI viene usata spesso su Windows. Quindi in pratica se io andavo su Monitoring Dashboard, mi trovavo il mio NAS, però non vedevo nulla. Non vedevo nulla di monitorato. Quindi non mi compariva nulla. Allora sono dovuto andare a scaricarmi il template per QNAP, che io già avevo preparato qui, il sito, in sharezabbix.com. Poi vi metto tutto in descrizione. Vado a scaricarmi il template XML. L'avevo già scaricato. Torno su Zabbix server, vado su Configuration Templates, clicco su Import e mi vado a importare il template che ho scaricato. E faccio Import. Importato con successo. Torno in Configuration, vado su Hosts, mi vado a prendere la mia QNAP, vado sui templates e vado ad aggiungere il template che ho appena importato. Adesso digitando QNAP, il template esce. Vado su Add e lui me lo mette tra i linked templates. Update. Oh, il template adesso richiede una configurazione. Adesso intanto questa è partita. Richiede una configurazione. Banale, cioè va aggiunta queste due direttive. Quindi torniamo su nostro server, QNAP, andiamo su macros, dobbiamo aggiungere la macro che è indicata in quel sito e qui andiamo a mettere la community che era public com. Poi vado su add, devo aggiungere un'altra macro che è l'SNMP port. Questo io lo ritengo inutile perché se la porta di default è la 161 non vedo perché io devo fare questo lavoro. E faccio update. Tra qualche istante dovremmo vedere accendersi la spietta SNMP.
Ora devo capire perché non mi sta monitorando Zabbix Server. A vedere se c'è qualcosa nei log. Allora, Lost è diventato, eccolo qua. Già qua vediamo che Lost adesso è diventato disponibile perché avendo importato il template, avendolo configurato, l'ha trovato e sta ricevendo i primi OIDs. Non supporta, non c'è più nei poll, process start, java poll, smp3 e process start. Dice che sta disabilitando, vediamo se finale, la finestra. Io non l'ho avviato in arcat. Allora, root. Ok, ci siamo. Andiamo a vedere systemctl status zabbix server. È abilitato ed è anche in ascolto, sembra. Zabbix Servers, eccolo qua. Quindi adesso sta funzionando perché vedo che è tutto attivo. Se non sbaglio dovrebbe avermi anche messo configuration host. Information file cannot connect 10.0050 connessione rifiutata. No, non si sta connettendo a se stesso. Allora, systemctl status firewall D, mi pare che l'avevo disabilitato. Status iptables, pure questo disabilitato. Se status sta in permissive, quindi è tutto a posto. Netstat e not open. Pipe grep, qual era la porta? 10.0050. Ma non mi pare che sia in ascolto. Pipe grep listen. Ma è strana questa cosa. Allora, andiamo ad aprire il conf. Ah sì, perché è sulla 10.051. Quindi è stata cambiata la porta, non capisco da chi. Allora, control R. Listen port 10.051. Allora, andiamo a configurare questo. Mettiamo 10.051. In teoria tra poco dovrebbe trovarlo. Intanto andiamo a vedere la QNAP. Si è acceso in verde l'SNMP e andiamo a vedere quello che ci sta dando. Monitoring. Quindi andiamo su NAS. Ecco qua, abbiamo CPU utilization. Diciamo per ora abbiamo questi tre.
a vedere se c'è altro. Abbiamo soltanto la CPU utilization. Quindi, come vedete, non è stato aggiunto nient'altro dal template SNMP. Io mi aspettavo che mi aggiungesse altre cose. Ora è partito anche Zabbix Server. E qua mi dà, praticamente questo sarebbe il localhost. Qua mi sta dando gli stati del free space, in history cache, processi, discovery, processed, eccetera. Andiamo a riavviare Assumi the agent per connection because of the decision act is responsible for the agent. Infatti non capisco perché. Che l'agent dovrebbe essere in ascolto sulla 10.050. Forse non era in ascolto prima. Infatti, adesso in teoria netstat -taupen adesso è in ascolto. Quindi il problema era che non era partito lo Zabbix agent. Ho fatto un errore io a cambiare la porta. Quella è la porta del server. Mentre qui dobbiamo andare a mettere la porta dell'agent che è 10.050. Aspettiamo che si aggiorni. Quindi le macros qui le abbiamo installate correttamente. L'IPMI non l'abbiamo abilitato. Qui volendo possiamo, perché Zabbix mi fa anche da asset management, quindi da inventory, io per questo preferisco altre applicazioni tipo Spiceworks, faremo un video dedicato a Spiceworks, però volendo qui possiamo aggiungere le informazioni hardware della macchina in modo da poi aggiungere l'inventory. Questi sono, vediamo. Eccolo qua, questo è quello che lui ha rilevato con l'SNMP, il device hardware information, device firmware revision, eccetera. Quindi tecnicamente io potrei anche abilitare nell'inventory, l'automatico in teoria dovrebbe funzionare. Posto. Sto avviando sempre Zabbix, netstat, -taupen, pipeclap, listen. Ora abbiamo correttamente in ascolto il server sulla 10.51 e l'agent sulla 10.50. Dicevo, host inventory, proviamo a mettere automatico, vediamo che succede. Update, vediamo se succede qualcosa. Adesso si è acceso finalmente anche Zabbix server. Quindi dovremmo avere nel monitoring dovremmo avere anche lo stato di Zabbix Server. E qua abbiamo esatto tutto quello che è stato rilevato dall'agent. Quindi adesso proviamo a fare un'altra cosa. Andiamo a accendere una macchina Windows 2008 e andiamo ad aggiungere l'agent lì. Questa è sempre la dashboard iniziale. Overview. Poi abbiamo i grafici. No, data found, forse questo perché deve fare il collect. Gli eventi, un po' come abbiamo su Nagios e CheckMK. Triggers,
Web non c'è niente. Preview. NAS. Quindi abbiamo praticamente monitor stiamo monitorando per ora soltanto CPU. Questi sono i trigger, cioè sarebbero i livelli oltre i quali andiamo in alert. Vediamo se la macchina si è accesa. Sta accendendo. Smile start. Forse ho sbagliato qualcosa nella configurazione dell'host. Matrix qui. Allora, lo host name della mia stazione generale. Ma serve il Matrix QNAP. Se ne metto più abilitato, è 2. Questo è giusto. Senza proxy. Mettiamolo anche Linux Servers. Poi su Templates proviamo ad aggiungere un altro Templates. Proviamo a mettere Linux Template SNMPOS Linux, vediamo che succede. Perché effettivamente la QNAP è basata su Linux. Abbiamo un errore. Vedete? Insomma, è una cosa piuttosto ostica questo Zabbix. Non me l'ha linkato. Update, vediamo che è successo. Create application disk partition, generate con app, disk space, con app, two items, device description, device hardware revision, cannot populate on host inventory field hardware, will lead to a conflict, probabilmente perché vanno in conflitto con quest'altro template. Allora, proviamo a rimuovere il template QNAP. Vediamo che succede. Un link clear. Andiamo a mettere Linux qui. Vediamo. Adesso l'ha aggiunto correttamente. Vediamo se mi aggiunge altre cose. Posso aggiungere anche dashboard. Group host status. C'è solo Zabbix server per ora. Ancora si sta applicando, overview.
non capisco, forse. Vediamo se posso togliere lo stream. Lo stream è ben più. La gente capisce a noi, no? Come vedete, il template esempio OS Linux prende quello generico, quello dei dischi, l'interfaccia e il processore. Application. 5 items ha trovato generali. E no, infatti qualcosa trova alla fine. Ruoli, discover rules. Insomma, qua io lo vedo. Qua abbiamo già qualche grafico di Zappic Server, CPU Jumps. Insomma, io lo vedo piuttosto ostico come sistema di monitoraggio. Non è immediato, non è come dire di facile intuizione. È pronta, andiamo a collegarci al desktop remoto. Andiamo a installare qui l'agent di Zabbix, visto che ce l'abbiamo. Quindi facciamo magari sia l'agent che l'SNMP. Qui l'SNMP già era abilitato perché avevamo usato per PRTG. Andiamo a installare solo l'agent. Allora, l'SNMP qua era abilitato e se non sbaglio la community era la public. Sì, da qualsiasi host, quindi va bene così. Oddio, va bene così. Diciamo che ce la facciamo andare bene. E andiamo qua a installare invece lo Zabbix Agent. Andiamo a installarci lo Zabbix Windows Agent. Questa è la 3.0.
Quindi su Windows. No, vabbè, ti stai a perdere questo di sotto che canta Mark Knopfler. Allora, andiamo a installare l'agent di Zabbix. Zabbix download page. Allora, andiamo su Windows. Per compilare l'agent dovrebbe essere questo, Windows All 3.2. Noi abbiamo la versione 3.0. Abbiamo la versione di Zabbix 3.0. Immagino vada bene, boh, non so, proviamo a mettere la 3.4.0.4, vedi come non c'è neanche corrispondenza tra agent. E versione serve. Sai tutto, vediamo cosa diceva questa guida. Full system pet Zabbix agent meno meno config full system pet Zabbix agent win conf install. Quindi praticamente, se non ho capito male, andiamo dentro download, quindi cd, trasciniamo questo qui, se ancora funziona questa cosa. Sì, allora Zabbix agent meno meno config meno meno install, quindi dovrebbe essere cd, andiamo qui, Zabbix agent di meno meno, andiamo a prenderci la conf, che immagino di doverla modificare in qualche modo. Oddio, quanto non mi piace questa cosa. Non ci abbiamo notepad. Installiamo Notepad++. Ok, verifichiamo anche il firewall che si è disabilitato. Vabbè, a 32 bit va benissimo. Credo che si sia impallato. Andiamo a editarlo, dovremmo mettere, immagino, no, forse niente, perché server su se stesso, immagino che vada bene così. Quindi meno meno, avevo detto, meno meno config
questo slash subix conf meno meno install installato, ma immagino abbia messo un servizio. Sì, lo andiamo a startare. L'SNMP era già attivo, quindi a questo punto ci resta soltanto andare ad aggiungere l'host, se funziona. Configuration. Sì, perché ho poca fiducia ormai. Configuration host. Andiamo, create host. Andiamo a mettere, come si chiamava questa macchina? DC01 mi pare. DC01. Ok, mettiamo. Boh, io mi immagino di mettere Virtual Machine. Qui non vedo un gruppo, lo aggiungiamo noi, Windows Server, Zabbix Agent, dobbiamo mettere l'IP della macchina. La porta sarà quella 1.120, quella di default, e mettiamo anche l'SNMP a sto punto. Quindi copio questo, collo qui, la community sarà public, vado su add, ritorno dentro, dovrò immagino mettere nei templates, dovrò mettere Windows qualcosa, Windows SNMP, Windows host, vediamo se non mi dà errori, non mi ha dato errori. Immagino di dover solo aspettare che si accorga che. Sia attivo. Vediamo, innanzitutto andiamo sui tagli, vediamo se c'è qualcosa nei log di Zabbix. Ha trovato già qualcosa. File system, disk partition, triggers, sì, qualcosa ha trovato. Però ancora non mi si sono accese le spie qua. Facciamo un SNMP walk. -v1 -c public 192.168.1.120. Sì, risponde. Quindi Windows è correttamente configurato. E qua abbiamo, vedete, dei segnali, DC01 abbiamo hostname, però non mi piace il fatto che non mi mette l'hostname qui. Abbiamo la dashboard, vediamo cosa c'è scritto qua su Windows Server, without problems 1, totale 1. Mettiamo any. Ecco qua, lui ha trovato too many process DC1, ha trovato l'agent. Processor load events, non ha trovato niente. Forse perché l'abbiamo appena inserito. Va bene, comunque, diciamo, questo è il sistema di monitoraggio Zabbix. Come vedete, non è immediato, è piuttosto mi sembra completo perché ha più o meno tutto. Però non mi piace come interfaccia, non mi piace come interagisce con le macchine, il modo di configurarlo non è così immediato, l'interfaccia non è male, però io da qua non vedo. Cioè, nel system status per esempio non sto vedendo niente. Quindi probabilmente ci sarà qualcos'altro da configurare, mi dovrò documentare ancora e.
Però il fatto che io debba ancora configurare qualcosa è segnale che questo sistema di monitoraggio non è immediato, non è automatico, è piuttosto ostico. Non avendo nulla in più rispetto a quelli che conosco, Nagios, CheckMK o Zenos, non vedo perché uno debba scegliere Zabbix, insomma. Va bene, per ora vi lascio. Approfondirò questo argomento, vi ringrazio per avermi seguito e ci vediamo al prossimo video. Ricordatevi che senza sistemisti l'informatica non funziona.